Gentili telespettatori, buona giornata. Il giorno dopo le indagini su Santanchè, sulla sorella di Santanchè, sul compagno di Santanchè, anche per Del Mastro. Vi ricordate Del Mastro, quando lui e l'altro, il coinquilino, avevano in Parlamento detto, avevano rivelato che quelli del PD erano andati a parlare con questo cospito, insomma avevano rivelato delle cose che non sono disponibili a tutti. Cioè, se voi andate a chiedere alla gestione penitenziaria di farvi avere audio o cosa, vi dicono di no. Quindi era materiale che era non coperto, attenzione, non era coperto da segreto di Stato. Segreto di Stato è un'altra cosa. Il segreto d'ufficio cos'è? Sono quelle cose che devono rimanere in ufficio e non sono disponibili al pubblico perché servono a indagini, oppure sono comunque coperte da segreto d'ufficio, cioè non devono essere divulgate, non possono essere alla portata di tutti. Oggi il giudice, il GIP, giudice per le indagini preliminari, GIP è giudice indagini preliminari, chiede l'imputazione coatta per Del Mastro. L'inchiesta sul sottosegretario alla giustizia partiva dalla denuncia del deputato dei Verdi Angelo Bonelli. Per farvelo presente, quello che diceva che la Meloni aveva prosciugato i fiumi, ve lo ricordate, no? Che era arrivato in Parlamento coi sassi. Quindi la denuncia era partita dal deputato capo dei Verdi Angelo Bonelli a proposito dell'inchiesta secretata nei confronti dell'anarchico cospito. Il GIP, giudice indagini preliminari, ha respinto la richiesta di archiviazione proposta dai magistrati nei confronti di Andrea Del Mastro, che Del Mastro, poi coinquilino di Giovanni Donzelli, gli aveva confidato alcune cose, visto che vivevano insieme, gli aveva confidato alcune cose, e Giovanni Donzelli aveva avuto la splendida idea, davanti al Parlamento, di raccontare tutto quello che Andrea Del Mastro gli aveva raccontato a casa, perché erano coinquilini, quindi mangiavano insieme, guardavano la televisione. Quindi Del Mastro, in fiducia, ha raccontato delle cose a Donzelli. Donzelli ha detto: ma posso dirle? E Del Mastro: sì che puoi dirle, non sono cose segrete. Ma i giudici la pensano in maniera differente su quello che Del Mastro ha confidato a Donzelli, e Donzelli ha raccontato. Realmente non erano coperti da segreto di Stato, ma da segreto di ufficio. Infatti altri deputati sono andati nella penitenziaria a chiedere di poter visionare e ascoltare le stesse cose che aveva saputo Giovanni Donzelli, e gli hanno risposto che quei documenti e quegli audio non sono disponibili al pubblico, neanche se sei un parlamentare, perché sono coperti da segreto d'ufficio. Ecco. L'inchiesta partiva, come dicevamo, da Angelo Bonelli, che aveva fatto una denuncia nei mesi scorsi. Sia Del Mastro che Donzelli, tutti e due di Fratelli d'Italia, il quale Donzelli aveva rivolto accuse all'opposizione sulla base di quella documentazione teoricamente segreta, perché Donzelli dice: ma Del Mastro mi ha detto che non era segreta, cos'è adesso sta storia che era documentazione segreta? Beh, in quel momento i magistrati avevano ascoltato Del Mastro e Donzelli, magistrati della Procura della Repubblica di Roma, che però avevano archiviato il tutto. Ora la decisione del giudice per le indagini preliminari riapre la partita, perché dispone l'imputazione coatta del sottosegretario. Che cos'è l'imputazione coatta? Adesso andremo a vedere. Del Mastro affida la sua replica a una nota: prendo atto della scelta del giudice delle indagini preliminari di Roma, che contrariamente alla Procura della Repubblica di Roma
ha ritenuto necessario un approfondimento della vicenda giuridica che mi riguarda. Avrò modo, davanti al giudice per l'udienza preliminare, di insistere per il non luogo a procedere per l'insussistenza dell'elemento oggettivo, oltre che di quello soggettivo. Sono fiducioso che la vicenda si concluderà positivamente, convinto che nessun segreto sia stato violato, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo, come si dice, il profilo soggettivo. Ma andiamo a vedere l'imputazione coatta. Che cos'è? Che significato ha l'imputazione coatta? Vediamo un po'. In molti si pongono questa domanda, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti che hanno scosso il mondo della politica. Vediamo di che cosa si tratta. Non è semplice, attenzione, non è semplice a spiegare che cos'è l'imputazione coatta. Proviamo con parole semplici. In primo luogo viene depositata con un'ordinanza del giudice. Non si tratta, dal punto di vista tecnico, di un rinvio a giudizio. Quindi Delmastro non è stato rinviato a giudizio. L'imputazione coatta è, nella pratica, un atto giudiziario che dispone che la procura, la quale aveva chiesto precedentemente l'archiviazione di un caso, chiede invece per l'indagato o per gli indagati un rinvio a giudizio. A questo punto si passa alla fase successiva. Nel minor tempo possibile viene nominato un nuovo giudice per le udienze preliminari, il GUP, giudice udienze preliminari, che come primo e importante compito principale è quello di fissare una data per l'udienza preliminare. In seguito si presenta l'accusa. Quest'ultima è chiamata a sostenere le ragioni di questo rinvio a giudizio. Dall'altra parte la difesa può seguire tre strade. Può chiedere il patteggiamento, può chiedere il rito abbreviato o può chiedere l'assoluzione. A questo nuovo punto il giudice deve decidere che cosa fare, quindi se stabilire un eventuale patteggiamento, una condanna in abbreviato o un rinvio a giudizio o un'assoluzione. Questo è ciò che avviene dal punto tecnico. Dal punto pratico, in realtà, solitamente accade che in seguito a un'ordinanza che dispone l'imputazione coatta segue un processo. Per quanto riguarda l'archiviazione, questa diventa un'ipotesi molto improbabile arrivarci a tal punto. Poi bisogna vedere il punto dell'autorizzazione a procedere, in quanto è un parlamentare e un sottosegretario. Bisognerà chiedere per il processo, come che è stato per Salvini, l'autorizzazione a procedere al Parlamento. Grazie a tutti e arrivederci a presto.